Il bilancio dell'Unione Europea è circa 140 miliardi all'anno, 145. È un bilancio di investimenti, 145 miliardi per 28 paesi, non è poi molto. Il 6% resta a Bruxelles come spese amministrative, per pagare la luce, per pagare gli stipendi. Il 94% torna nei paesi membri sotto forma di investimenti, cioè di fondi comunitari. Il bilancio dell'Unione Europea è un bilancio di investimenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che torna indietro sotto forma di sostegno a piccole e medie imprese, alla formazione professionale e a tutte le cose che abbiamo detto. E da ultimo, il Consiglio. Il Consiglio è in qualche maniera la seconda Camera legislativa. Se il Parlamento rappresenta i cittadini, il Consiglio rappresenta i governi. Ci sono 28 sedie, una per paese membro. L'altro ieri sera, è riunito il Consiglio europeo, cioè la riunione dei capi di Stato e di governo. C'era il Premier Conte, c'era la Merkel, c'era Macron, uno per paese membro. Il Consiglio europeo è un organismo di indirizzo politico. Il Consiglio dei ministri dell'Unione Europea è invece il vero organismo legislativo, cioè l'altra Camera legislativa. Perché è diverso? Il Consiglio Europeo è la riunione dei capi di Stato e di Governo. Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, non è un gioco di parole, si chiama così, è un po' complicato da ricordare, ma è così, ha una composizione variabile, cioè c'è il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea dell'Agricoltura, il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea dell'Industria, Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, dell'Economia e della Finanza, il famoso ECOFIN. Cioè, a secondo della materia che si tratta, della cosa che dobbiamo legiferare, a Bruxelles arrivano i 28 ministri dell'agricoltura, oppure quelli della cultura, oppure quelli dei trasporti, oppure quelli degli interni, oppure quelli dell'economia e della finanza. E quell'organismo lì, assieme al Parlamento, fa le leggi europee. Far capire questa cosa qua a tre deputati italiani l'altro giorno è stato sudato, gli ho fatto persino lo schermino scritto. È una cosa complicata, è vero, la politica è per sé chiede un po' di pazienza, la stessa pazienza che avete voi. Però, Santa Polentina, se uno fa il parlamentare italiano dovrà pur sapere che ci sono tre organismi differenti là, e uno è un po' più complicato degli altri perché una volta riunisce i capi di Stato, l'altra volta riunisce i ministri. Scusate, tirate il fiato perché negli ultimi tre minuti farò vedere solo delle slide che propongono le questioni aperte sulle quali magari sarà più interessante confrontarsi. Finora abbiamo fatto la storia e le istituzioni. Ma cosa c'è oggi in ballo? Cosa bolle in pentola in questa Europa, cosa non va, se mai che cosa va. Finora abbiamo detto i successi, cioè un percorso di 70 anni di politica, di convivenza pacifica, di sviluppo pur nella difficoltà e nella crisi economica che abbiamo visto, eccetera, eccetera. Da qua partiamo.